Io sono andato via dal Senegal il 5 settembre dell'anno 2000. Sono partito dal Senegal perché dopo che avevo fatto l'università lì in Senegal, ho riuscito a avere il mio diploma. Poi dopo all'Università da Francia loro mi hanno accettato e per quello sono uscito dal Senegal. Dopo Montpellier sono stato ancora accettato per andare in America e studiare ancora. Poi il 5 di settembre sono arrivato in Italia per salutare tutti i miei amici prima di andare ancora per un nuovo continente. E poi è successo gli attentati dall'11 settembre, poi no, non ho riuscito ad andare avanti, poi mi sono fermato qua in Italia. Essere musulmano per il mondo di oggi è essere giusto, fare quello che deve fare e quello che non deve fare, lasciare stare, perché ci sono tante cose che persone dicono che è per la religione musulmana, invece non è così. Certo che sono qua in Italia, però tutti quello che non disturba la mia religione, che è buona per la mia religione, le tengo. Però le altre cose, ad esempio, bere l'alcol, fumare, andare alla discoteca, andare a cambiare ragazza ogni 3 mesi, no. Perché non è il mio tipo di fare una cosa del genere. Lo sono educato così. L'associazione ho iniziato all'anno 2001 perché mi piaceva tanto aiutare le gente quando loro hanno bisogno. È successo lì in Senegal una tragedia dove erano morte più di 2.500 persone. Una nave è affondata dentro l'acqua e dopo da questo giorno mi sono detto sì, ero lì a questo posto lì del mio paese, cose che potrebbero fare. E mi sono detto niente perché non ero capace di soccorrere persone. Mi dai un dito per favore? Grazie. Per le incidenti stradali, tutti sono capaci di intervenire. Anche sul lavoro si capita che qualcuno si cade o qualcuno ha problemi qua sul posto di lavoro, sono capaci di intervenire, di fare il primo soccorso. 120-55. Che cosa mi piace? Rendermi utile. Mi piace rendermi utile quando soccorro una persona. Perché se ti piace qualcosa, quando la fai, non ti senti stanco. E tutti mi dicono, fallo, come fai a fare lavoro e volontari e corsi di lane tutti assieme? Perché mi piace. Io mi alzo presto al mattino, dalle 5 e mezza, faccio le mie preghiere, poi dopo faccio i miei compiti di AutoCAD. Alle 7 e mezza vado lì a lavorare. Felice, sì. Una persona come me non può essere non felice.